Beh, insomma, ragazzi, ecco qui, questo è il panorama che vediamo dal nostro appartamento, che è proprio qui. È un caratteristico rudere, ma veramente molto carino, fatto con appunto di pietra di roccia. E entriamo subito per andare a vedere com'è. Eccolo qua, questo è l'ingresso, subito con la tavola. Buongiorno, buongiorno. Ciao. A tutti. Con la cucina, con già cose, abbiamo un bel po' di cose qui già tutte messe a disposizione di questo bed and breakfast. Yeah. Yeah. Scala a chiocciola che ci porta subito al primo piano, dove troviamo un paio di camere. Questa è la prima camera, che sarebbe quella dei nostri amici Anna e Enzo. Dopodiché troviamo subito un'altra scala a chiocciola, qui abbiamo, dove porterà al secondo piano il bagno, quello nostro, della nostra camera, che andiamo subito a vedere. Una camera molto particolare, in quanto abbiamo questa camera appunto con tutte pietre, tetto fatto ovviamente spiovente di legno. E poi a noi è capitata questa cosa molto particolare, vedete amici, abbiamo dei LED RGB, dove con l'apposito telecomando possiamo andare ad impostare le diverse tonalità di colore. E qualora si voglia, abbiamo o l'effetto disco o l'effetto quello che man mano va a sfumare con gli altri colori, rendendo una cosa veramente particolare. Ovvio che qui abbiamo un bellissimo panorama con un balcone che affaccia direttamente sul lago, e qui abbiamo una finestrella. La stanza è veramente molto accogliente e molto luminosa. Andiamo a vedere la camera dei bambini. Saliamo questa scala a chiocciola, troviamo la porta chiusa, apriamola. Eccoli qua, wow! Cos'è che abbiamo qui? Ciao! Cos'è che abbiamo qui? Abbiamo un'altra cameretta con tetto spiovente. Eh? E fuori c'è. E qui c'è poi la più bella delle sorprese. Eccolo qui! Vai Asia! Apri, andiamo a vedere subito. Eccolo qui, ragazzi. Ma che cos'è? È un graffio. Abbiamo questo terrazzo tutto nostro, con un panorama mozzafiato, direi. Sta piovendo. Ecco qua, crocchette e pioggia compresa. Molto bello, molto rustico, molto tranquillo, bellissimo. E da questo posto, che non ricordo il nome, è tutto